Vediamo se ci riusciamo a fare. Ecco qui, aprite, ecco qui, piano piano. Ecco, ce la facciamo. Facciamo vedere allora questa crepa. Aspetta, sì, allarghi anche lei, ecco. Ecco, vedete, questa crepa l'avrebbe provocata la quercia, o meglio, le radici della quercia che avrebbero anche dissestato i pavimenti all'interno della casa. Allora, ciò lei dice non è vero. Assolutamente, perché le radici della quercia stanno molto al di sotto delle fondazioni di questa casa. Ho capito. E proprio la parte incriminata della casa è proprio questa. Sì. Perché da una perizia tecnica risulta che questa costruzione insiste sul suolo demaniale, quindi sì, non è nemmeno di proprietà privata. Ho capito. Per cui mancherebbe anche allora la legittimazione attiva a poter andare in giudizio. Senta, io vorrei però, per giustizia, dare la possibilità anche al marito della signora Orsolina di dire la sua. Noi lo abbiamo intervistato, prego, quindi sentiamo che cosa ha da dire. Anche lui, prego. Lei, come marito, questa quercia, come le sta? Mi sta benissimo. Dunque, questa quercia è il simbolo del paese. Io sono legato al paese perché là sono nato, là sono cresciuto, là ho gli affetti, là ho gli amici. Ho i morti, là praticamente è dove ho tutto e dove tornerò appena mi metterò in pensione. Quindi siete per la quercia? Siamo per la quercia, assolutamente, anzi, noi siamo contro quelli che non vanno tutto quanto è possibile o quanto indicato dai tecnici per mantenerla bene. Io sono il primo dei verdi, il primo dei vuoi. Usciamo pure, ecco. Allora, quelli che non fanno il possibile per mantenerla bene, ha detto lui. Sì. Quindi anche lui è favorevole, insomma. Perché la quercia, vorrei dire, aggiungere, è un monumento nazionale ormai. Certo, il monumento, e la quercia certamente non verrà abbattuta, questo è certo, in base alla legge. Però voglio dire, anche lui, il signor Giovanni, insomma, si è dimostrato favorevole. Diciamo che si dimostra adesso, però dai documenti, devo purtroppo dire che hanno chiesto, hanno chiesto l'abbattimento della quercia. Cioè, è una posizione che lui sosterrebbe dai adesso. Documenti risulta esattamente, cioè hanno chiesto l'abbattimento della quercia, esattamente da un documento dell'aprile del 1984 e successivo. Aspetti un attimo, c'è qualcuno a favore dell'abbattimento della quercia? No! Che c'è? Andrei. Vabbè, l'abbattimento della casa mi sembra eccessivo. Non eccediamo, signora. Andiamo nel giusto. Ecco, rimaniamo nei termini del civile. Sì, sì. Ecco, allora, a me piace sentirla, quindi vede che si è intervisto sempre lei. Mi dica una ragione valida, la dica anche alla signora Calabrese, al signor Giovanni, perché, insomma, non facciano in modo che la quercia abbia a subire dei danni. Dica perché. E perché? Io sono frabbucata a casa, qua, a frabbucata, a cercolo giusto io. Perché hai fatto i danni? I danni io sto fatti, io sti bagni. È sempre a casa che ho fatto, che a cercolo non fai a nessuno. Ok, allora, brava, e traduzione, traduca. Che cosa ha detto la signora? No. Vabbè, traduco io che ho capito. Allora, la casa è stata fabbricata sulla quercia. E la quercia quindi non ha fatto niente. No, niente. A cercolo, ha fatto io sa cercolo. Ecco, è stata la casa. Usanne. Venga, dica la sua, che io dico la mia, venga qui, venga. Si giri verso le telecamere. Sì. Senza, voglio dire questo. La casa. Sì. Diciamo sotto c'è una costruzione al di sotto del piano stradale in cui poi successivamente c'è un pozzo dove c'è dell'acqua che non ha il drenaggio. Sì. Quindi diciamo che questi danni possono stati causati anche da quest'acqua che non ha il drenaggio, non ha quindi questi danni potrebbero essere causati anzi va bene, loro per costruire quel muro lì hanno dovuto tagliare delle radici. Perfetto. Alla quercia, quindi chi è che ha dato dei danni? Sono state tagliate nel 58 l'ha subito da parte loro. Va bene, allora prima di chiudere io vorrei sentire il giornalista che ha scritto l'articolo e che ha dato il via a tutta quanta la vicenda. Adesso a che punto siamo esattamente? Le parti, cioè il paese e la famiglia, i proprietari, come sono messi? Beh, adesso tutto quanto è passato presso il Tribunale di Lucera. Sì. In un primo momento si era interessato di questa particolare vicenda la pretura di Volturara Apola,
E la prima sommossa popolare nacque proprio dietro la disposizione da parte del pretore Giovanni Varanelli, che dispose appunto il taglio delle radici. Certo, e da qui, per poter restaurare la casa. Sì, certamente. Perché sembrava una situazione di compromesso, no? Cioè lasciare stare la quercia e la casa. Poi in realtà per ristrutturare la casa bisognava tagliare i rami. Adesso, sì, e questo avrebbe creato poi uno squilibrio delle masse. Come sono le situazioni adesso? Adesso l'ultima udienza presso il tribunale, il 12 di febbraio scorso, sì, è stato incaricato un esperto per accertare i danni apportati, arrecati all'immobile, causati dalle radici. Dalle radici. Attenzione. Benissimo. Perché bisogna verificare. Se... Allora, invito il paese all'ultima risposta. Allora, lunga vita alla quercia sì o lunga la vita alla quercia no? Domanda retorica, vai. Sì! Bene, la risposta era tra le più scontate d'Europa e mi consente di voltare pagina e di dire, come di consueto a questo punto, squillino le trombe. Eccoci qui, pronti per dare il via alla nostra fiaba quotidiana che, come ormai avrete visto, ha raddoppiato e quindi ci sono due possibilità di vincere la crociera recandovi sul posto. Allora, cominciamo subito con la nostra prima Cenerentola, eccola qui. Vedo che nicchia, che fa come per dire ai. Mi regge il cuscino? Molto gentile. Allora, togliamo la scarpa a sinistra, vediamo se entra. Sarò io ad aiutarla, faccia piano. Piano, non deve forzare perché purtroppo... No, non va. Vada piano. Va o non va? Non va. Piano. Non va. Ecco, è d'accordo? Sì. È d'accordo. La nostra giovane Cenerentola è d'accordo così. No, non può fare un saluto. Grazie. Una Cenerentola piena di saluti. Lei è? Carla. Carla, tu hai qualche sorellastra cattiva di questo genere? No, proviamo la scarpetta. Piede lungo, chissà se entra. Piano anche tu. Piano. Vediamo se va il tallone qui. Piano, mi sembra di no. E peccato perché la lunghezza c'era. Sì. Ti ringrazio per aver partecipato. Grazie mille. Terza Cenerentola, cerchiamo di dare un ritmo veloce a questa contesa, che poi contesa non è, ma è la fiaba che si realizza grazie a Melluso, il nostro sponsor. Vedo subito che la sua è una classica pianta larga, non si va da nessuna parte. La ringrazio, sono ormai un tecnico. Prego, quarta Cenerentola, si tolga velocemente la scarpetta sinistra. Vediamo se riusciamo, ecco, lei vedo che assottiglia il piede, no, con tecnica. Così, va bene. Ghiacciato. Va piano però, sì. Proviamo, sì, questo va. Attenzione! Se me la spinge sotto, cosa devo fare? Se la spinge sotto. Sì. Va bene, allora proviamo, scusate. Vada, piano. Piano! Fatta! Con un leggero cric crack abbiamo una Cenerentola. Si alzi pure, lei ha vinto una bellissima crociera di 7 giorni tra le perle del Mediterraneo. Volevo dirvi, Cenerentole di tutta Italia, che anche voi avete ogni giorno modo e possibilità di vincere una crociera recandovi in un qualunque negozio di calzature che rechi il marchio del nostro sponsor Melluso e lì trovando l'apposita cartolina che avete visto in sovraimpressione. Parteciperete a un concorso che vede l'estrazione di 30 crociere messe in palio il 28 luglio e potrete farla vincere anche al vostro rivenditore di fiducia. Per cui partecipate raggiungendoci o provando con la cartolina e ricordate che con Melluso il sogno di Cenerentola non finisce a mezzanotte. Da Motta Montecorvino con una seconda Cenerentola promossa è tutto, arrivederci alla prossima. Ciao! Ciao Armando! E ciao naturalmente a tutti gli abitanti di Motta Montecorvino. Allora, Silvana Pampa...